Io so che le vostre leggi sono ingiuste. E mi fanno paura. Se durante questo processo mi è capitato di voltarmi da un'altra parte, è stato per non vedervi in faccia. Gianni Amelio era presente al processo. È un film che parla di un fatto accaduto tanti anni fa, ma ci mette in discussione sul presente moltissimo. Cioè, ci sono delle cose veramente inconcepibili da un certo punto di vista, ma sono dell'ordine dell'umano. La creazione dell'inimicizia, l'ostilità per tutto ciò che è diverso, tutto ciò che rischia, no, per il luogo comune della società, di essere un attentato a come siamo e come vogliamo essere a tutti i costi, suona come qualcosa di nemico, di ostile, a cui reagiamo con la forza della repressione. Lei mente. Tutte le testimonianze sono contro le sue affermazioni. Testimonianze evidentemente storte. Testimonianze di gente per bene. Era il mese di agosto di un anno cruciale come il 68. Il processo Brebanti, in realtà non l'ho seguito tutto, sono andato a due udienze, ma mi hanno dato il polso della situazione. In una delle due udienze io ho sentito la violenza del pubblico ministero che dice le stesse cose che dice nel film, perché la parte del processo è rigorosamente fedele agli atti processuali. Non so cosa lei intenda per persone per bene. Anche la mia parola ha un valore. A quanto pare però in quest'aula non viene riconosciuta. Quello che ho inventato è stata tutta la storia intorno, il racconto della scuola di Castellarquato, la parte bella, la parte creativa di Brebanti, che purtroppo ha subito due ingiustizie. Una è quella per cui lo conoscono, in pochi ma lo conoscono, che è quel mostruoso processo. L'altra mancanza terribile da parte nostra è stata di non accostarci alle sue opere. Lui in realtà non è che volesse essere popolare, lui faceva di tutto per essere difficile in modo tale che gli altri facessero lo sforzo di avvicinarsi a lui. Un personaggio ricchissimo, ma che appunto, al di là di queste passioni che lo animavano, era anche, come nelle cose dell'amore, fragile, era anche con delle forme di perplessità, di incertezza. È omosessuale? Ma chi? Brebanti. Saranno fatti suoi. Penso che questa storia dovesse essere raccontata. La condanna di plagio è... cela una condanna all'omosessualità, per cui il mio personaggio, anche quello di Elio, cerca in qualche modo di sensibilizzare l'opinione pubblica, di portare voce a questo caso. Il film, curiosamente, mi è stato proposto da due produttori di Piacenza, che è la città di Brebanti. Ovviamente con l'aiuto di Rai Cinema l'abbiamo fatto. L'abbiamo fatto perché sentivamo la necessità di parlarne oggi. Non perché oggi possa avvenire lo stesso identico meccanismo che portò Brebanti al carcere, ma perché ci sono altre forme di violenza, altre forme di intolleranza, altre forme di assassinio. Cioè, sono tempi molto duri, molto difficili e noi qualche volta non ce ne accorgiamo perché ci fermiamo alla immagine, diciamo quella felice. Ci vorrebbe più libertà. Poi ognuno la libertà deve saperla, in qualche modo costruirsela, ma se la si costruisce con intelligenza e senza far male agli altri. La libertà è sacrosanta, è un diritto. Non voglio essere un martire, né mostro né martire.